tutti, anzi buon pomeriggio direi. Sono le 5, buon pomeriggio. Come state? Spero bene. Buon venerdì, buon Iule a tutti. Spero che state tutti bene. Ciao Kai, benvenuti, bentornati in live. Oggi festeggiamo Iule tutti insieme. Siamo riusciti a fare questa live. Ragazzi, fate tap tap, condividete se vi va. Facciamo un po' di condivisioni varie. Ecco qua. Facciamo un po' di condivisioni. Eccoci qua. Piano piano ce la facciamo. Piano piano, eccoci. Come state, ragazzi? Tutto bene? Qui siamo in piena fase di preparativi. Condividiamo anche nei gruppi di Telegram. Eccoci qua ragazzi, che bello, siamo di nuovo insieme, finalmente, mi mancate ogni volta. Festeggio Iule, festeggio il Natale tra mille virgolette perché la mia famiglia festeggia il Natale, quindi sono con loro, però a livello di credo io festeggio Iule, quindi da ieri sono in fase di festeggiamento, perché Iule va dalla mezzanotte del 21 per tutto per la giornata del 22 dicembre. Si festeggia il solstizio d'estate, perdonatemi, di inverno, e l'arrivo della luce, tanto è vero che è considerata anche la festa della luce. Tra poco vi consiglio anche magari qualche libro sui Sabbath, perché oggi ne parliamo un po' di questa festa, e parliamo poi, se avete letto anche la bio dell'evento, parleremo anche delle madri stregoniche o stregonesche. So che il termine è bruttissimo, però c'è una motivazione del perché si chiama in questo modo, perché si chiamano in questo modo, soprattutto nel periodo rinascimentale. Adesso ci arriviamo, Francesco, aspettiamo un paio di minuti, intanto vi prendo qualche libro da consigliarvi, perché ce li ho. Allora, Sabba e rituali e la ruota dell'anno. Io ve li mostro, poi magari li mostriamo anche a fine live, perché li ho trovati interessanti come libri, perché non solo vi spiegano un po', per chi è curioso e neofita, spiegano un po' cosa sono i Sabbath, ma vi dicono anche magari cosa potete preparare, come li potete festeggiare, cosa potete magari cucinare di particolare, ovviamente in base sempre anche a quelli che sono i vostri culti. O anche semplicemente per curiosità, adesso vi faccio vedere. Vi rendo questo paio di minuti, ragazzi, giusto per far arrivare anche gli altri, e poi ecco, parliamo un po' di Iule. Anzi, ne prendo anche un altro di libro che è molto interessante. E il primo si chiama La ruota dell'anno. Ve la faccio vedere. Eccolo qui. Vivere le stagioni riscoprendo la nostra ciclicità, e qui vi dicono magari anche delle attività che potete fare non per forza solo nei Sabbath, ma un po' per onorare e festeggiare tutti i mesi dell'anno. E poi vi faccio vedere anche un altro che ho trovato molto molto interessante, e qui vi porta ecco anche le attività che potete fare, che si chiama Sabba e rituali, riti sacri e celebrazioni stagionali per tutto l'anno. E qui vi porta magari anche come potete preparare a livello anche di cibarie, no? Con i prodotti tipici di quel periodo dell'anno, e l'ho trovato molto interessante. Quindi magari dopo, se vi va, ci leggiamo anche insieme qualcosina. E l'ultimo che ho trovato molto bello, e che parla in realtà più che dei Sabbath, della vecchia religione in generale, ma io vi consiglio sempre di leggere anche più libri, che è questo qua, La vecchia religione, che è molto molto bello, di Aradia Edizione.
E diciamo che anche come base, insomma, ve li consiglio per iniziare un po' a capire quali sono i fondamenti, no, del paganesimo, se così li vogliamo chiamare. Ciao Silvana, intanto mi prendo 2 minuti di tempo per fare, come direbbe la mia moderatrice, il momento pubblicità, no? Per ricordarvi che io non sono solo qui su TikTok, ma ritrovate alcune delle live, tra cui anche questa qui che la ricaricherò su YouTube, e mi trovate anche su Instagram e Facebook, dove pubblico contenuti sempre inerenti al paganesimo, l'esoterismo, la stregoneria, anche la mitologia e il folklore, che però ovviamente non trovate qui su TikTok. Quindi se siete interessati potete anche raggiungermi lì. In questo modo si può parlare anche in direct e mi è più facile vedere i messaggi. Quindi trovate i link qui nella bio del mio canale, e se vi va potete raggiungermi anche su Telegram, che c'è un canale libero di Telegram dove rimanete aggiornati su tutti i contenuti che posto e dove li posto, ovviamente. E poi, se vi va, abbonandovi anche al canale, eccetera, potete entrare nel gruppo appunto degli abbonati di Telegram, e qui siamo praticamente una famiglia. Parliamo sì anche del più e del meno, oltre che degli argomenti classici del canale, ma in più, abbonandovi, potete quindi tranquillamente scegliere e proporre gli argomenti da portare in video e in live, che hanno ovviamente la precedenza su tutti. Faccio una precisazione per chi mi conosce da più tempo. Diciamo che questo è stato diciamo un argomento non scelto dagli abbonati, perché in questo periodo sono un po' più assente, quindi ho dovuto un attimo fermare la giostra, diciamo così. Però dal 4 gennaio, che riprendiamo le live, riprenderanno anche i contenuti degli abbonati, quindi vi chiedo perdono se in questi giorni, soprattutto dal 28 al 2-3 gennaio, non ci sarò per le live, e quindi ho dovuto fermare un po' tutto, ma state tranquilli che riprendiamo. Ok, finito momento pubblicità. Io vi risaluto, mi presento di nuovo, lo faccio quasi tutte le live. Io sono Daut, potete tranquillamente anche chiamarmi Franci, il mio nome normale. Sono una celtista, sono considerata strega celtica, molti mi chiamano strega celtica, ma sono celtista in generale. Appartengo quindi al culto pagano, barra neopagano, ma più pagano perché sono considerata ortodossa, e appartengo appunto al culto dei Celti. Ok, quindi mi rifaccio a quelle che sono le usanze che venivano utilizzate principalmente dai Celti. Ciao Lady Fedi, ciao tesoro, che bello vederti live. Quindi vi dicevo, appartengo principalmente a questo filone pagano, ma i filoni pagani, ragazzi, come sappiamo, sono tanti, quindi è un po' impossibile raggrupparli tutti, e ognuno di loro, per quanto è molto simile e ha tanti punti in comune, come in tutte le cose, hanno anche le loro diversità e le loro peculiarità. Oggi non so parlare. Qui fa freddo, quindi se mi vedete stile Befana. Ciao Niki, come faccio a capire a quale culto appartieni? A quale culto appartengo? Allora, questo è. Ciao Niki, come faccio a capire a quale culto appartieni? A quale culto appartengo? Allora, questo è. Di cui, se vuoi, dopo ti consiglio anche qualche libro. Ti troverai ad approcciarti a diversi tipi di culti, ok? Tra cui magari anche quello satanista, quello pagano. Ragazzi, io se quello draconiano, perdonatemi, io se dico satanista non vedetelo in maniera negativa, non mi riferisco al satanismo cristiano, come magari lo intendono i cristiani. È un culto tranquillamente pacifico, non si fanno cose. Mi riferisco al satanismo cristiano, come magari lo intendono i cristiani. È un culto tranquillamente pacifico, non si fanno cose. Non i cristiani. È un culto tranquillamente pacifico, non si fanno cose. Ho acceso l'hotspot del PC. Ditemi solo se adesso va bene. Non ho capito che cavolo è successo. Perdonatemi. Ora mi vedi, ora mi vedete. Ok, chiedo scusa.
Spero che sono riuscita a esprimere il concetto prima che si bloccasse tutto. Comunque, nel caso, mi ripeto, è una cosa molto istintiva, è una vocina che ti guida, diciamo così, però ecco, non è obbligatorio appartenere. Ok, ti rispiego, poi torno subito da te, Francesco, non mi sono dimenticata, tranquilla, tranquillo. Ti dicevo, l'idea di appartenere a un filone nello specifico non è obbligatorio. Ci sono tante persone che ho conosciuto anche qui su TikTok che semplicemente non si sentono di appartenere a un culto specifico, a un filone specifico, diciamo così, del paganesimo, ma si identificano con l'universo, quindi credono nell'energia sacra universale, senza per forza identificarsi in un pantheon di divinità o in un filone. Insomma, nello specifico, quello che sono riuscita a comprendere, ti parlo sia della mia esperienza personale. Ciao Madre Terra, ciao tesoro, ciao Sabrina, ciao 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 ciao. Sto migliorando, avete visto nel condividere le cose. Ti dicevo, esperienza mia personale, ma anche di tante persone che ho conosciuto anche tramite TikTok, quello che ti posso dire è che è una vocina, okay, che ti guida, è il tuo istinto, ascolta sempre il tuo istinto, il tuo sesto senso che ti guida. Questo ovviamente accade sempre durante il tuo percorso di studio e di introspezione, quindi anche tramite meditazione. Quindi fate caso a ciò che il vostro sesto senso vi dice. Buon Iule a tutti. Francesco, adesso arriviamo a quello che mi chiedevi tu di come si festeggia, no, Iule? Adesso che siamo un pochino più persone. Ci arriviamo. Allora, Iule è uno degli 8 sabbat sacri, ok, per il paganesimo. È uno degli 8 proprio perché rappresenta uno degli aspetti della ruota dell'anno, ok? La maggior parte dei sabbat poi derivano. Ciao Amalia, ciao tesoro. Ragazzi, fate tap tap, condividete, soprattutto se conoscete persone che sono interessate all'argomento. Condividete tantissimo, mi raccomando, mi aiutate anche così e io ve ne sarei davvero molto molto grata. Vi dicevo, gli 8 sabbat derivano la maggior parte dai, grazie, grazie mille, dai culti, cioè dal culto celtico, comunque dai culti nordici, ok? Perché i primi 2 sabbat di cui si ha certezza. Giura Natale streghe, esatto, grazie Madre Terra che mi aiuti nel ricordare gli argomenti. No, non sono satanista, sono celtista. E dopo magari ecco, mi ripresenterò, lo farò spesso così che chiunque arriva ecco, si trova a passo con la live. E vi dicevo, i 2 sabbat che sono principalmente accertati, insomma, come i più importanti sono appunto Ostara e Samhain, Beltane e Samhain, dal quale poi i Celti hanno aggiunto gli altri, ok, almeno i culti nordici in generale. Significa, user, che magari se mi dice anche il tuo nome mi farebbe piacere, significa che io sì sono pagana, ma seguo il filone celtico, quindi delle popolazioni celtiche. Sono considerata anche ortodossa perché cerco di seguirle nel modo più integrale possibile, non che ci siano chissà che regole da seguire, ovviamente. I culti pagani sono culti molto liberi, che lasciano molto liberi nel proprio essere. Sto iniziando a fare qualche ricerca, ma non è facile capire veramente tanta roba. Sì, infatti, se ti posso dare un consiglio, ciao Stefano, buon solstizio. No, niente, raga, oggi non so parlare. Comincia piano piano leggendo qualche libro e fai tu, ecco. I vari concetti. Ti posso consigliare come un libro iniziale che parlerà poi anche della Wicca, che è uno appunto dei filoni pagani, è appunto la Bibbia delle streghe, insieme a Dorin Valiant, che spiega appunto le origini anche della Wicca, ma non solo, e si divide in 2 volumi. Ha la copertina blu. Ciao Francesco Caruso, ciao Angel!
Ciao Angel, ciao, ciao ragazzi, che bello vedervi qua. Ce l'avete fatta, mi sopporterete un po'. immagino che è pieno, eh. Ciao Elena, benvenuta, bentornata in live, ragazzi, buon Iulio a tutti. Oggi parliamo di due argomenti. Stiamo parlando di Iule, stiamo spiegando che cos'è Iule e perché anche ho visto anche in alcune testate giornalistiche è stato appunto parlato della festa dell'inverno e ho pensato ecco di un po' chiarire quello che è Iule, ok? Perché noi festeggiamo Iule tra il 21 e il 22 dicembre e vi dicevo che Iule appunto è uno degli otto sabbat che va a diciamo comporre la ruota dell'anno. Dopo ragazzi vi farò rivedere i libri che vi consiglio. Cade appunto alla mezzanotte del 21 dicembre per tutto il 22 dicembre. E che cosa significa? Significa, magari su YouTube andatevi a recuperare la mia live sugli otto sabbat, che l'asse terrestre rispetto alla posizione solare sta cambiando. Perché gli sabbat, ragazzi, come gli esbat, si basano molto sui movimenti dei pianeti e soprattutto dell'asse terrestre nei confronti del Sole. Infatti in questa giornata l'asse terrestre si sposta di 23 gradi a sinistra rispetto al Sole. Che cosa significa? Significa che questa è stata la notte più lunga dell'anno e che lascia il posto, l'oscurità lascia il posto alla luce, che anche per questo no, è considerata l'appunto festa di luce. Ragazzi, scusate se ogni tanto mi aggiusto il capello, perdonatemi, è chiamata appunto la festa della luce, perché appunto le giornate adesso inizieranno piano piano ad allungarsi e vedrete, se riuscite insomma a prestare attenzione, che per questi sei giorni, ok, che seguono Iule, avrete la sensazione che il sole nasca e tramonta sempre allo stesso punto, sempre negli stessi punti, ok? Questo significa appunto che l'oscurità e il freddo, no, lascia il posto alla luce. Per i celtisti, ma per i pagani in generale, Iule rappresenta anche un'altra cosa, rappresenta la rinascita del Dicernunnos, del dio cornuto, pronto nuovamente ad unirsi alla dea triplice, alla dea Gaia, alla dea madre natura, ok? E con essa quindi rifecondare nuovamente la terra, in modo tale che poi tra la primavera e l'estate la terra ci tornerà a donare i suoi frutti. Quindi i prodotti, insomma, agricoli. La maggior parte dei sabbat, ragazzi, compreso Iule, per i celtisti era la festa solare, ok? Era una festa solare principalmente, ma si basava anche sui raccolti, ok? Angel, perché una bestemmia madornale? Perdonami, io ti sto descrivendo quello che per gli antichi era un modo anche di scandire l'anno, tra estate, autunno, primavera e inverno. In questo modo riuscivano anche a capire i momenti in cui la terra la terra, no, tranquillo, perché ho avuto paura di non spiegarmi bene, ho detto una cavolata, non me ne sono accorta. Era un modo quindi per all'epoca per scandire l'anno e vi dicevo, per i celtisti sono appunto feste anche agricole, no? Perché significava appunto che la terra ormai è a riposo. Non lo di fare, state attenti che qua sul rullo poi TikTok ci mena brutto, eh? Fai il bravo, mi raccomando. E quindi significava che la terra ormai a riposo era ormai pronta, no, per essere nuovamente ricoltivata e quindi poi arrivava poi la mietitura, no, il periodo anche estivo, eccetera. E in questo periodo, come in tutti i sabbat, le popolazioni antiche
Si nutrivano appunto di quello che erano i prodotti di quel mese. Quindi adesso, per esempio, ne andremo a festeggiare, ad esempio, con le castagne, per dire un prodotto quanto più ovvio, no? Possibile, di questo periodo, ma non solo. Ovviamente dipende poi dalla zona in cui ci si trovava. Anche perché, ragazzi, tenete presente che in base a dove vi trovate festeggerete, cioè se vi trovate in Brasile, magari dico una cretinata, non potete festeggiare il solstizio d'inverno, magari ecco, tenete presente anche dei luoghi geografici in cui i sabbat erano sempre quelli, ma magari si invertivano per posizione geografica, ed era normale. Tutto chiaro fino a qua, ragazzi. Quindi, come vedete, in realtà, rispetto magari a come ho visto un po' in varie testate giornalistiche, ma non solo, un po' in giro anche nell'internet, non è una festa cattiva, no? Quella che rappresenta il solstizio d'inverno, ma una celebrazione, sì, anche di divinità, per carità, assolutamente. Il fatto che comunque il dio Cernunnos, il dio cornuto in generale, poi ecco, in base ai filoni pagani assume nomi diversi, si ricongiunge alla dea madre, quindi pronta a fecondarla, pronta a dare nuovi frutti, pronta a generare nuova vita in generale. Esatto, la celebrazione al sole, esatto. E molti nei culti pagani, io la maggior parte, ragazzi, mi riferisco ai celti, però sono pratiche co molto comuni in tutti i filoni pagani, ok? Chi più, chi meno, chi con qualche differenziazione, però sono quelli. E infatti i Celti, ma non solo, come festeggiavano questo periodo? In un modo che oggi a voi risulterà molto molto familiare. E vi spiego anche il perché. Perché i Celti accendevano dei grandi falò, ok? Proprio per inneggiare alla luce, no? Al fatto che il Dio stava risorgendo, che le giornate si sarebbero allungate, no? Che il sole sarebbe tornato a fare da padrone in un certo senso, passatemi il termine. Quindi accendevano questi grandi falò, ma non solo. Addobbavano un albero per Yule con i prodotti tipici di questo periodo che loro ovviamente trovavano e che rappresentavano la fertilità, l'abbondanza, sia per l'essere umano, quindi fecondità e fertilità in quel senso, ma anche proprio della terra. Nintendo dei sigilli li ho studiati, li studio ancora, se per questo studio tante cose, quindi sì, comunque un po' me ne intendo. E dico sempre di non saperne mai abbastanza, perché poi la verità c'è sempre da imparare. E ciao Dario! Si studia sempre. Ricordami, allora, dimmi se sto pronunciando bene il tuo nome, Mad Joe? Mad Joe? Io niente, faccio proprio schifo con i nomi, raga. C'è niente da fare. Sì, ok, Mad Joe, giusto, ok. Sto facendo progressi. Quindi sì, un po' me li conosco. Ciao Kevin! Ciao tesoro! Quindi vi dicevo, come vedete non c'è niente di cattivo, no? Si festeggiava, si addobbava l'albero, ovviamente non come lo intendiamo noi con le palline, i festoni, le lucine, però si addobbava appunto con questi prodotti che dovevano servire proprio a propiziarsi la fertilità, l'abbondanza, sia magari ecco all'interno delle coppie, sia proprio a livello di terra, quindi di abbondanza del raccolto. E non solo, un'usanza che ho trovato anche in alcuni posti qui in Italia, a parte il falò che ancora oggi si fa, mi è capitato di andare l'anno scorso in vacanza con mia sorella di questi periodi e stavano appunto accendendo il falò senza sapere poi magari perché lo stavano accendendo. Grazie, Madre Terra, sei sempre il top. Ma facevano anche un'altra cosa, una cosa che ho trovato che fanno ancora in alcune zone dell'Italia, che è appunto quello di accendere o saltare un ceppo dell'albero che era o di pino o di quercia solitamente all'epoca, ma dovrebbe esserlo anche adesso. E non mi ricordo quando ho visto questa cosa, se era di pino o di quercia, e c'era quindi o l'accensione o il salto di questo ceppo.
Ciao Anne O'Flanagan, si metteva il pino in casa perché è sempre verde, è vero anche questo. Non ricordo che i Celti lo facevano questo, facevano altro, però sì, è una delle usanze, proprio perché rimandano alla costante fertilità, no? All'abbondanza. Oltre questo, ragazzi, il salto del ceppo era, ecco, era uno dei tanti simboli di buon auspicio. Il salto del ceppo, se non sbaglio, per le donne, almeno nei Celti, rappresentava la buona fortuna all'interno di un probabile, comunque, futuro matrimonio. Doveva garantire, poteva garantire la fertilità e il matrimonio. Negli uomini, insomma, si doveva garantire. Più che il matrimonio in sé, che perché per l'uomo era già scontato quello, era proprio l'abbondanza di figliolanza, no? Di prole. Poi era associato anche alla caccia, quindi l'uomo che all'epoca cacciava, più in alto saltava, più sarebbe stato fortunato nella caccia. Magari si potesse tornare indietro nel tempo, Kevin. Non so, penso che ogni epoca ha i suoi pro e i suoi contro. Di sicuro quest'epoca non è facile, per niente. C'è tanta povertà di spirito, ma non intendo solo a livello religioso, eh. Il salto del ceppo, sì, lo facevano entrambi, sia uomini che donne, principalmente ragazzi giovani, però anche molti uomini, soprattutto per la caccia, perché il dio Cernunnos nasce appunto, il dio cornuto, nasce appunto come dio della caccia, che poi si è affiancato alla dea madre. Ok, un'altra cosa curiosa, ragazzi, che non so se sapete, ma io quando l'ho scoperto anni fa, che incominciavo a studiare, rimasi del tipo: ecco, ora mi spiego tante cose. È l'uso che facciamo ancora oggi. Ciao Merlino! Ciao! Ciao tesoro! Non so se sei ancora al lavoro. È quello che facciamo dell'uso, no, dell'agrifoglio e del vischio. Sapete perché all'epoca si usava? Cioè, sapete perché voi vi date il bacio sotto al vischio oggi? Sono uscite 10 minuti prima. Ciao a tutti, ciao! Ciao tesoro, spero che è andato tutto bene, che non sei tanto stanco. Poi quando vuoi e come puoi, se puoi ci raggiungi live, a me fa piacerissimo, non ti preoccupare. Io questi giorni le sto un po' anticipando le live perché ho tante cose da fare, penso che anche quella del 27 la dovrò fare il 27, non so se la farò alle 5 o alle 6. Dipende dal culto, è proprio questo il bello, Mastro Gigi, che poi ogni culto ha un suo lato e una sua divinità. Anche anche la triplice dea o comunque la dea madre viene associata, dato che è affiancata al dio cornuto, poi anche alla caccia, però in base al filone ci sono le sue varianti. C'è un tramonto bellissimo su Milano, che meraviglia, da me già è buio ormai, già da tempo. È vero, sì, i giorni sono complicati, sempre tanto complicati. Mi sto vedendo un po' avvilita anch'io. La luna oggi si danno un bacio, che meraviglia, ragazzi. Giove e la luna oggi si danno un bacio. Davvero? Delle streghe slave? Anche, dipende. Allora ci. Il culto nordico, allora spesso il culto nordico, inteso anche come culto norreno, viene confuso con quello celtico, ma sono due cose diverse. Se guardate il cielo, sono molto vicini. Che meraviglia, che meraviglia. Io qua non vedo niente, sono tutte luci sparate e il cielo, le stelle si coprono, quindi si vede poco e niente. Però deve essere uno spettacolo meraviglioso. Felice Giulia a tutti, il senza speranze. Ciao, il senza speranze. Benvenuto in live, benvenuto in famiglia. Buon Giulia anche a te. Oggi ne stavamo appunto parlando, stavamo spiegando un po' la festa di Giulia. Ciao Orazio. Ciao tesoro, sei sempre nel mio cuore, Orazio. Ogni volta che ti vedo mi fa sempre tanto piacere.
Tranquillo, tranquillo, Merlino. Fai come faccio io con i parenti. Un bacio generale a tutti quando mi scoccio. Voglio salutare, me ne voglio scappare. Un bacio circolare, dico sempre. Un bacio circolare a tutti. Quindi ragazzi, anche l'idea, no, vi dicevo, del vischio, del bacio sotto al vischio, dell'agrifoglio, erano simboli di buona fortuna e di appunto anche d'amore. Quindi il fatto che magari c'era questa usanza del bacio sotto al vischio è poi arrivata a noi oggi, principalmente per la coppia quello, e poi anche, insomma, per la buona fortuna, la fortuna in generale, era proprio un simbolo di buon augurio. Quindi vedete come ci circonvalliamo dopo. Vedete come, ragazzi, le usanze sono sempre quelle. Ancora oggi a Natale si fanno determinate azioni, no? Senza magari, ecco, saperne le origini, i significati originali. Ricordo che comunque il paganesimo paganesimo in generale, quindi vari filoni eccetera, si stima che sia nato nel Paleolitico. Ciao Cronos! Ed è per mano mia che voi risorgerete dalle cenere di questo mondo. Grande Cronos, le tue entrate sono sempre meravigliose. Tipo stare in famiglia, rotture del genere. Vabbè, quelle poi sono gli effetti collaterali, no? Nostrani, ma anche penso all'epoca, forse non si dicevano apertamente all'epoca, ma anche per i Celti, no? Erano giorni che si passavano non solo in famiglia, ma con l'intero villaggio. Quindi i druidi facevano rituali di propiziazione. Ricordo che i druidi, come i bardi, sono nella popolazione celtica delle figure importantissime che ci sono pervenuti poi come presenza non solo dai testi romani ma anche dai ritrovamenti archeologici inerenti appunto alla popolazione celtica. Quindi vedete, ragazzi, come la storia è un ciclo, no? Si ritorna sempre. E a livello storico, perché io tendo sempre a sottolineare, a livello storico, il cristianesimo, nel momento in cui si è dovuto affermare in quei territori in cui magari anche con la violenza non riusciva a farlo, ha adottato una tecnica diversa, no? Una tecnica che poi in realtà, ragazzi, in alcuni casi magari era leggermente differente, però applicavano un po' tutti, quelli che conquistavano e quelli che si espandevano, che è stata appunto quella di variare le festività, nel senso le ha fatte sue, le ha adottate cambiandone il nome, mettendo appunto il 25 dicembre la nascita di Gesù, no? E tutte queste cose qua, la Pasqua, lo sappiamo tutti, Calendì Maggio, cioè vi porto tanti esempi, no? E sono esempi in cui il cristianesimo semplicemente ha adottato quelle festività e le ha cambiate, con una differenza, che mentre gli altri popoli, viva Gesù, sì, i popoli nordici, cioè antichi principalmente, nordici, ma soprattutto i Celti, parlo dei Celti perché è quello in cui ovviamente mi ritrovo, quindi so di più e non dico, cioè cerco di non dire baggianate, no? Festeggiavano tantissimo, balli, canti, la presenza anche della sessualità, no? Capite a me, era molto presente all'interno della popolazione celtica e veniva vissuta in maniera molto tranquilla, molto libera. Era normale anche durante sabbat trovarsi persone che, come dire, si univano in maniera molto profonda, diciamo, la maggior parte erano però già coppie unite, stabili. Però era normale. Poi con l'arrivo del cristianesimo è diventato un po' tutto un tabù. Che bella la situazione. E i Celti praticavano in alcuni casi anche, non dico molto, ma comunque praticavano lo skikal, la nudità rituale. Praticavano, ma non solo i Celti, queste poi sono cose che un po' in tutti i culti vi era anche la ritualistica, puntini puntini, no? Ecco, aiutatemi perché non voglio dire cose
Quindi, capite, era una cosa molto molto naturale che si ritrovava nella, non dico in tutti i sabbat, però comunque nella ritualistica, nelle celebrazioni era abbastanza normale, così come era normale appunto festeggiare tutto il villaggio appunto con il salto del ceppo, l'addobbo degli alberi. Vi era una grande quantità di cacciagione, non tanto in questo periodo. Però c'era sempre molta cacciagione nei banchetti celti e tanto a bere, quindi ragazzi vi lascio immaginare un po' il contesto che si creava in quel periodo, e tutto questo per festeggiare appunto, come in questo caso Yule, no? La festa della luce, la rinascita del dio Cernunnos che si va ad unire nuovamente piano piano alla dea madre, no? Alla madre natura. Poi c'erano alcune zone dove si sono stabiliti i Celti che in realtà non facevano morire il dio Cornuto, ma semplicemente era come se morisse una parte di lui. Quindi vedete che a volte lo chiameranno anche Dio Agrifoglio, Requercere Agrifoglio. In realtà sono indica la dualità di questo Dio, no? Di questa divinità, ma sono tutte sfaccettature che alla fine riportano sempre allo stesso tempo: il Dio che riposa, o comunque il Dio che fa morire una parte di sé nel periodo invernale per poi ricongiungersi e risvegliarsi nel periodo primaverile e quindi riunirsi alla grande dea, alla dea madre. Quindi diciamo che da oggi possiamo dire che le giornate piano piano, se ci farete caso, inizieranno ad allungarsi. Ciao Guitar! Allora, io sono Daut, mi puoi chiamare anche tranquillamente Francesca, Franci. Sono una strega celtica, sono celtista più che strega celtica e appartengo appunto al filone pagano celtico, quindi sono ortodossa principalmente, cioè mi attengo molto fedelmente, almeno per quello che mi è possibile, alle tradizioni celtiche. Quindi no, 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 non sono Wicca. La Wicca è uno dei vari filoni pagani e neopagani, soprattutto. Diciamo che io vengo considerata ortodossa perché appartengo a una categoria più antica, diciamo, quindi una religione più antica che si rifà a dei retaggi più antichi rispetto alla Wicca, se così possiamo dire, che non è che sia sbagliata, ma alcuni fondamenti li prende da coloro che hanno un po' rifondato questo filone, portandole alla luce nei tempi moderni, che appunto sono Sandner e Gardner negli anni 70 del Novecento. Buon solstizio, non so più parlare, Tecno, ciao, buon Iule ragazzi, buon Iule a tutti. Quindi diciamo che oggi abbiamo visto, no, un po' questa live, poi la ritroverete su YouTube ragazzi, non so se già domani, però la ritroverete su YouTube per chi è interessato. Da quando sei celtica? Allora, io ho iniziato il mio approfondimento di studi in maniera più seria verso i 13-14 anni e diciamo che già verso i 17 ero celtista, confermata celtista, diciamo con tanta sicurezza e tanta maturità in più verso i 18-20 anni. Sai, quando poi raggiungi un apice di maturità mentale, di diciamo raziocinio tale che sai che quella cosa è la cosa giusta per te. Io vivo davanti al mare, ho visto un UFO uscire dal mare, davvero, davvero. Oh, grazie Madre Terra, ragazzi, se vi va fate tap tap, condividete. A me fa tanto tanto piacere quando donate, quando condividete, perché mi aiutate davvero tanto. Significa insomma che il mio lavoro, tra virgolette, perché non lo considero un lavoro ma una passione, vuol dire che serve, no? È utile e magari condividendo possiamo farlo arrivare a più persone che possono essere interessate a questi argomenti. Quindi se vi va, condividete tantissimo, fatemi arrivare un po' in giro così che più persone sopporteranno il mio faccione. Io che ogni tanto mi aggiusto come se stessi da sola. C'ho la voce da trans, che più che altro quella. Oh, grazie, benvenuto Stefano, benvenuto, bentornato, io che ho sempre poca memoria. Che bello vedervi in live, ragazzi, eh?
Oggi abbiamo parlato un po' di Yule, ma adesso arriviamo anche a un altro argomento che, vi dico la verità, mi è capitato un po' per caso, non ci avevo pensato in realtà a parlarvi della maternità stregonica. Che detta così sembra che chissà che cavolo dobbiamo parlare e dire, in realtà poi capirete a cosa mi sto riferendo. Vi faccio solo un attimo rivedere i libri che ho consigliato, che chi è da Allora, Nike, se hai la possibilità, che ciao il corvo, che qualcuno ti possa seguire nel tuo percorso, sei fortunata, ovviamente una persona normale detesta, perché ce ne stanno tanti che dicono io sono sacerdote di qua, sacerdotessa di là, non ci credete, nessuno è niente, punto, nessuno è migliore di nessuno, soprattutto in questi campi. Quindi se hai la possibilità di poter essere seguita e guidata durante il tuo percorso, sì, è anche una bella fortuna. Normale di testa, sottolineo, brava Sabrina. altrimenti riesci anche da sola, non è che non riesci, però diciamo che avere una guida ti dà quella sicurezza in più di avere un percorso lineare. Io questa fortuna non l'ho avuta, ho imparato piano piano, sono anni che studio e poi mi sono fatta, ecco, un mio percorso. Questo assolutamente. Diciamo che poi il culto celtista è un culto che si svolge principalmente in solitaria, cioè niente ti impedisce, ecco, come in questi periodi, di riunirti con altri. I Celti lo facevano, i pagani si riunivano tra di loro anche in interi villaggi. Assolutamente non c'è niente di male, però è un culto che si svolge principalmente da solo. Bella, vero? Bella, vero? Allora, questa qua io quando l'ho trovata mi diceva che era Lilith, quindi io vado a fiducia sulla dicitura che era Lilith. Io in realtà, oltre che Lilith, la prendo anche come una raffigurazione del legame della dea madre con il dio Cernunnos, però dovrebbe essere Lilith tecnica. Tecnicamente, poi spero che non abbia scritto una cavolata. Io la, è Lilith, sì. Sono andata a colpo sicuro perché avevo un dubbio, però poi ho letto anche la dicitura, diceva Lilith, quindi ho detto ok, vado tranquilla. Diciamo che la prendo anche, vi ripeto, come emblema della correlazione che ha la dea madre, la dea triplice, con il dio cornuto. E mi è piaciuta molto, l'ho sentita molto mia e quindi ho deciso di prenderla e mostrarla anche a voi. Lilith, poi ragazzi, è una storia affascinante. Ne ho parlato su Instagram e la trovate sia su Instagram che su Facebook del canale. Ragazzi, vi ricordo perché qualcuno prima me l'aveva detto come doveva trovarmi su Telegram, ora non ricordo chi, perdonami. Trovate i link nella bio qui del canale. C'è un link unico, se non mi sbaglio, che vi riporta a tutto. Solo quello degli abbonati, ovviamente, entrate abbonandovi, quindi. Però quello libero, insomma, dove metto tutti i link, dei vari post, dei vari video che metto, è gratuito, quindi potete accedere tutti. Grazie Algi, grazie mille. Vi faccio vedere di nuovo questi libri. Sabrina, Madre Terra, state calme perché sono libri che già sapete, quindi non vi preoccupate, niente reni oggi. Allora, una è La vecchia religione. E io lo consiglio tanto perché parla appunto della vecchia religione in generale, perché in realtà più che paganesimo si dovrebbe chiamare vecchia religione, no? Tranquillo Merlino, te stai uscendo dal lavoro, sei in macchina, hai tante cose da fare, non ti preoccupare, a me già fa piacere quando sbuchi ogni tanto perché vuol dire che ci sei, a me fa sempre tanto 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 piacere che ci sei, davvero, dico davvero, quindi grazie anche per il supporto, eh. E l'ho trovata molto molto bella perché parla appunto della vecchia religione in generale e vi parla degli Esbat e dei Sabbat. Non è l'unico libro su cui vi dico apertamente di fare affidamento, perché comunque ne parla in maniera un po' più superficiale, però è molto valido. E poi vi faccio vedere questi altri libri che. Uno è di Olivia Bonamici, La ruota dell'anno, vivere i mesi e le stagioni riscoprendo la nostra ciclicità, molto bello, e vi dà dei consigli su cosa fare, vi ripeto, non solo
nei sabbat, ok, comandati, diciamo così, ma un po' tutti i mesi dell'anno per onorarli. E poi c'è questo sabbat rituali, che invece vi parla appunto dei vari sabbat e vi dice anche cosa magari in maniera molto tranquilla potete fare durante queste festività. Ora volevo vedere se c'era l'indice, magari di farvi vedere qualcosa insieme riguardante magari questo mese, perché poi ovviamente ragazzi non è che io mi ricordo tutto. Dov'era? Iotto sabba. Forse 199, eccoci qua. Forse ci siamo, perché avevo trovato una pagina. Ecco qua, dove per esempio vi dice che i colori più utilizzati e che più, diciamo, sono indicati per questa festività. Eccoli qua, aspetta, vi faccio vedere un po' i libri. Sono questi qui. Poi magari li faccio vedere ancora un'altra volta anche dopo, non vi preoccupate, così potete segnarli. Qualche testo con metodi di comunicazione con gli spiriti elementali. No, allora, testi proprio da consigliare? No, ci sono magari, ecco, delle invocazioni che si possono fare, che sono praticamente invocazioni personali, personalizzate, che puoi pronunciare ad alta voce per entrare in contatto con loro. Prendi appunti sui nomi. E vi dicevo, ad esempio, i colori sono il verde, l'agrifoglio, il rosso, il giallo oro, ok? Celebrazione in congrega, poi vi spiega anche magari nelle congreghe come potete, o in solitaria come potete festeggiarlo. Poi ci sono ad esempio i vari simboli, quindi vedete ragazzi, vi porta davvero tante 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 cose. Sempre più in fallimento. ragazzi, secondo me vi farò veramente perdere i beni. Vendere il diritto di nascita ai riti pagani. Vedete, vi porta di tutto, ragazzi, veramente di tutto. L'ho trovato veramente molto 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 bello. Vediamo se c'è qualcosa anche che riguardante, non so, cibo, qualcosa del genere. Poi passiamo all'altro argomento. No, mi sono impressionata io che mi ricordavo che c'era. Forse sì. Forse sì, forse sono io che vi porta, ecco, varie invocazioni, varie inni, quindi ve li porta anche collegati magari ai vari mesi dell'anno. Ciao Giuseppe, ciao tesoro, bentornato in live. No, non ho trovato questa cosa, mi ricordavo che c'era una cosa riguardante il cibo, mi sono impressionata io forse. No, forse la mia memoria si ricorda bene, ma adesso non riesco a trovarlo. Vediamo un po', perché mi piacerebbe vederlo con voi. Che bello, quando uno non si programma le cose. Allora, vediamo un po', il bello della diretta. Oh, grazie Giampaolo, ciao tesoro. Vediamo un po' i cibi per Esbat, gli otto sabba, eccolo qua, forse è questo qua. Forse ci siamo. Bello la diretta così, ragazzi. Vi porta più o meno, no, vi porta i cibi per gli Esbat, ma mi ricordavo che c'era pure dei sabba. Invece no. No, però ecco, vi porta i sabba e gli esbat collegati ai vostri segni zodiacali. Poi magari vi manderò qualche foto nel gruppo se riesco a trovare la tabella con i cibi, che sono sicura che c'era. Un'altra cosa, ragazzi, di cui vi volevo parlare oggi è un argomento che a me è capitato un po' per caso navigando su internet, è che in realtà ho parlato tanto di streghe, ho parlato tanto di inquisizione,
Ma della figura della strega correlata alla maternità non ne ho parlato, comunque ne ho parlato molto poco. In realtà c'è da dire su questa cosa, e per questo io vi parlavo di maternità stregonica, no? Almeno così veniva definita anche, ciao Giulio, anche nel periodo del Rinascimento. Perché questa cosa? Perché la figura della donna, soprattutto la donna lavoratrice, tra virgolette, lavoratrice intesa come curatrice, la maggior parte, o levatrice, era sempre collegata alla stregoneria. E vi spiego perché. In questo periodo, anche quello del Rinascimento, vi era tanta mortalità infantile. La donna levatrice era considerata un po' misterica e un po' tenuta sott'occhio perché era considerata colei, grazie Giampaolo, grazie mille. Era considerata colei che appunto viaggiava tra il velo dei vivi e dei morti, no? Colei che comunque portava alla vita, ma se questa vita, se ad esempio il parto, grazie ragazzi, grazie mille, non andava a buon fine, era anche colpevole della morte, no? Del feto e del bambino. Quindi capite che le donne in questo periodo rischiavano molto facilmente. Grazie ragazzi, grazie mille. Siete dolcissimi, davvero. Grazie, grazie ragazzi. Siete speciali. Matti, grazie, grazie, grazie davvero. Non smetterò mai di ringraziarvi e di essere fiera della famiglia che si è creata qui, che è bellissima, veramente bellissima. Un grazie anche ai nuovi arrivati che si sono aggiunti, davvero, siete fantastici. Ciao Giampaolo, grazie della compagnia, buona serata. Quindi vi dicevo ragazzi, capite che la figura della grazie Sabrina e della donna era praticamente associabile quasi in qualunque contesto, no? Della vita quotidiana, tra cui appunto anche quella della nascita dei bambini. La strega operava con le erbe, poi capirete, i parti all'epoca non erano di certo come quelli di oggi, no? Non c'erano tutte le tecniche che ci sono oggi, no? Che serviva a garantire anche la salute, no? Della mamma, della neomamma. Quindi la maternità stregonica era legata a questo, ma non solo. Ciao Luigi, poteva diventare strega o essere tacciabile, no? Di stregoneria anche la madre del bambino. E vi spiego perché. Perché purtroppo adesso entriamo in un argomento un po' particolare. I bambini che nascevano con magari ecco, delle patologie mentali, ma soprattutto con delle patologie fisiche, erano considerati, ahimè, purtroppo, o figli del diavolo stesso, e quindi la donna, la madre, era considerata e accusata di stregoneria perché si era unita al demonio, oppure erano considerati un presagio del demonio, un presagio di qualcosa di cattivo, un peccato che la madre stessa o la famiglia, inerente proprio come coppia, dovevano espiare perché avevano commesso qualcosa. Capite quindi che all'epoca qualunque cosa poteva essere un problema. E purtroppo, perché vi parlo sia della madre che della levatrice, perché non era, insomma, non era era norma, va? Diciamo così, andare a liberarsi, è brutto dire questo termine, del problema dalle levatrici. Se la levatrice ancora non era accusata di qualcosa, perché era molto più facile che la levatrice o la balia, soprattutto nel Rinascimento la balia, perché nel Rinascimento c'era più l'uso di affidare i figli alle balie per essere allattati. Ciao Giselle, ciao Gianni, benvenuti ragazzi, bentornati. Grazie, grazie il corvo, grazie mille.
Vi ripeto, successivamente con il Rinascimento saranno di più le balie, però inizialmente questo ingrato compito era affidato alle levatrici che praticamente ti, passatemi il termine, risolvevano il problema, no? Perché diventava a livello sociale un'onta, una macchia, e la madre solitamente non è che faceva proprio una bella fine, veniva appunto accusata di stregoneria. Capite che le donne all'epoca, ciao streghetta, benvenuta in live o bentornata, io ho sempre la memoria del cavolo. Ciao streghetta, benvenuta. Oggi abbiamo parlato di Iule e stiamo parlando della maternità stregonica, perché era così che spesso veniva identificata, soprattutto nel periodo rinascimentale. Quindi vedete come due figure importanti, come la levatrice. Grazie Gianni, grazie, grazie, grazie. Aspetta, ok, grazie mille. Come sia la levatrice, ma anche la madre stessa, correvano un grande rischio. La madre lo correva prima, durante e dopo. Prima perché se non riusciva a concepire c'era qualcosa che non andava ed erano cavoli amari. Durante perché comunque le gravidanze rispetto ad oggi non erano così controllate, no? Quindi si era più soggetti a rischi fisici di salute, ma anche di perdita del bambino. E dopo, perché non si sa mai, il bambino nasceva con qualche deformità, il 90% delle volte la colpa era della madre. Poi c'è quel 10% che ciao, ciao il corvo, grazie, ti aspetto nelle prossime live. Un bacione grande, ciao. Grazie per la compagnia. E quindi vi dicevo, il 90% delle volte era colpa della madre. Nel Rinascimento il 90% era, l'85% era colpa della madre, la restante parte diciamo che si dava un po' il beneficio del dubbio a qualche peccato commesso dalla coppia, no? Inteso come marito e moglie o come famiglia in generale. Quindi questo feto era considerato, questo bambino era considerato un presagio, ci siamo dati una specie piccola, specie deregolata, no? E quindi le donne non facevano una bella fine, ragazzi. Ovviamente la maggior parte erano bambini con malformazioni fisiche, malformazioni dovute soprattutto nelle donne povere alla malnutrizione. Metteteci poi che nel Rinascimento vi era l'abitudine, cioè c'era la concezione che la donna, soprattutto le donne nobili, non dovevano allattare i figli, perché l'allattamento riduceva la fertilità della donna. Non è detto, questa cosa, però all'epoca vi era questa ferma convinzione che l'allattamento non permetteva nuovi concepimenti, no, alla donna. Quindi, siccome la donna, soprattutto quella nobile, ok, serviva a quello, no? Serviva a procreare, d'accordo? Grazie, stregretta, grazie mille. Siete tutti veramente speciali. Ragazzi, diamo un benvenuto a Streghetta in famiglia, nelle live dei pazzi. E capite che la donna, quindi la donna nobile, doveva servire a quello, quindi prima faceva, meglio era. Quindi subito dopo partorita la donna, dico subito, magari dopo un mesetto, la donna doveva riprendere, no, a incontrarsi con il proprio partner per fare quello che era il suo dovere, figliare. Quindi che cosa succedeva? Che questi bambini venivano affidate non tanto nel 200, 1200, 1300, però poco dopo, insomma, c'è quest'uso di affidarli alle balie. La balia era un mestiere redditizio all'epoca, si prendevano tantissimi soldi perché erano appunto donne povere, donne contadine che avevano già dei figli, allattavano e quindi si prendevano a carico questi bambini per nutrirli. Ora, soltanto proprio i più nobili e più ricchi si permettevano il lusso di avere una balia in casa, altrimenti i bambini erano portati alla balia che li nutriva. La cosa bella è che i bambini venivano allattati per tanto tempo e alle volte restavano con la balia, venivano completamente affidati, no, alla balia anche per 3-4 anni.
soprattutto i figli maschi. 3-4 anni, la figlia femmina era considerata più sacrificabile, quindi i soldi a un certo punto se li andavano a risparmiare e diciamo interrompevano anche molto presto l'allattamento delle bambine. Dettagli. Quindi che cosa succedeva? Che quando Buongiorno, ciao Fantasia. Fantasia, ciao. Buongiorno anche a te. Che bello averti in live, benvenuta, bentornata. Oggi stiamo parlando un po' di varie cose. Abbiamo parlato di Iule, eh? Abbiamo spiegato un po' a questi bimbi che cos'è Iule e perché si festeggia Iule. Adesso stiamo parlando un po' della figura della madre come strega. E vi dicevo, che cosa succedeva? Che grazie streghetta, grazie mille. Grazie. Cioè, sono semplicemente me stessa, sono così. Vi dicevo, quindi le bale li tenevano per 3-4 anni. Ora, finché il bambino, scusate, mio mio, ogni tanto se ne scende sto coso, non ho capito come va montato, poi me lo studierò. Finché il bambino era normale, diciamo così, tutto si svolgeva nella norma, poi i bambini ritornavano a casa, nel frattempo la mamma continuava a figliare come conigli e ciovone. Che cosa succedeva? Quando il bambino nasceva deforme, invece, si aprivano svariate opzioni. Uno, la levatrice è una strega, quindi ha fatto una malia sulla madre e sul bambino, e il bambino è uscito così, e quindi automaticamente via all'inquisizione, via al tribunale e ai processi è la strega condannata. 2, la madre invece è una strega e quindi il bambino è uscito deforme perché si è unito al demonio, e quindi anche qui via di inquisizione e di tribunale. Oppure 3, la cosa che forse passatemi il termine ti andava più de culo era che veniva presa in considerazione che era la famiglia ad aver peccato, aver commesso un peccato grave, che all'epoca era praticamente tutto, e quindi doveva scontare questo peccato la famiglia, e il feto deforme, il bambino deforme era un avvertimento. E quindi il bambino, a prescindere, veniva eliminato di solito. Vi erano parecchi incidenti casuali, no? Sembra un incidente, oppure parecchie morti in culla tramite soffocamento, purtroppo tutti casuali, perché poi comunque la chiesa ufficialmente era contro. Che cosa succede? Quindi i bambini venivano eliminati. Merlino è nel traffico, ti ascolto, discorsi molto interessanti, povero Merlins, povero Merlins, ti siamo tutti vicini per il traffico. Poi soprattutto nel periodo di Natale, Merlino, il traffico pure qua è ingestibile. Beh, di norma da me è ingestibile sempre, però il periodo natalizio è ancora di più, quindi ti siamo vicini, ti sosteniamo moralmente mentre parliamo di queste cose brutte brutte. Grazie Astaroth, grazie mille, ciao! Diamo il benvenuto, ragazzi, ai nuovi arrivati in famiglia. Ragazzi, fate tap tap, condividete, mi raccomando. Però la tua strega, esatta da strega, la mia o de streghetta? La mia? Ciao Roberto! Quindi ragazzi, vi dicevo, quando ti andava di fortuna, va, restiamo pulite, diciamo il dubbio che veniva nella famiglia, semplicemente ci si liberava, diciamo, la mia sì ragazzi, la mia è un misto tra Anacleto e di Merlino del cartone Disney, ve lo giuro, ve lo può comunicare anche Merlino, e quella della strega in pratica è un insieme, quindi vi dicevo, purtroppo le dinamiche erano quelle. Grazie streghetta, grazie mille, grazie ragazzi, ciao Marghe. E vi ripeto, magari la madre era fortunata se si... che paura... se il dubbio nasceva nella famiglia, e purtroppo questi bambini non facevano una bella fine, l'ho detto, così come non la facevano magari le balie. Erano varie sfaccettature, però vedete come è molto interessante
notare come la presenza del demonio, se così si può dire, della strega, veniva applicata in tantissime circostanze della vita quotidiana dell'epoca, da un raccolto che poteva andare male, così da una maternità, anche perché ragazzi all'epoca non si capiva, non c'erano i controlli di oggi, no? Che ti consente di capire se un bambino può o meno avere delle problematiche, delle sofferenze, ma soprattutto non ci si controllava proprio, cioè si era incinta, bellissimo, ok, perfetto, se ne parla al parto, ciao. E quindi capite che era tutto molto più rischioso, anche un'alimentazione sbagliata, soprattutto nelle popolazioni più povere, che vi era malnutrizione, c'era più probabilità che i bambini nascessero con delle problematiche. Esatto, streghetta. Sì, la strega in realtà è una donna saggia. Ad oggi possiamo definirla anche una donna con delle sensibilità e delle capacità in più, però effettivamente veniva considerata strega all'epoca persone che erano anche tranquillamente persone normali, ma che operavano magari in delle situazioni prettamente di uso maschile. Vedete ad esempio le curatrici, no? Le erboriste che facevano un po' da concorrenti a quelle che erano i preti medici o i medici in generale, uomini dell'epoca. Perché nei villaggi, magari soprattutto l'abbiamo visto con Triora, soprattutto quindi quei villaggi, no, dove si era più isolati perché magari mezzo alle montagne, no, zone un po' più sperdute, non è che c'era il medico come lo troviamo adesso, scendi, trovi il medico di base. Il medico passava in quelle zone una volta ogni morte di papa, quindi c'era quest'uso della donna medicina. Che però veniva vista sia con rispetto in alcuni finché le cose andavano bene, ma anche con timore, proprio perché erano facilmente accusabili. E a Triora abbiamo visto come molti medici maschi andavano dalle donne proprio per imparare l'arte erborista, no? L'arte di curare, così come anche le levatrici, ragazzi. Le donne poi, soprattutto quelle più sole, ma anche quelle che magari avevano un carattere più forte, no? Che si mettevano quasi, non a dispetto, però erano in grado di tener testa, no? Al maschio dell'epoca, e beh, là te giocavi praticamente tutto. Giuseppe, t'ho visto. Ecco, a buon intenditor, poche parole. E quindi, ragazze, ecco perché veniva chiamata maternità stregonica, proprio perché vedete come in poco tempo anche una donna che magari fino al parto era considerata rispettabile poteva finire in brutte situazioni dal quale difficilmente riusciva ad uscirsene. Vero è che per queste donne la maggior parte dire si concludeva tutto con delle punizioni corporali e religiose, soprattutto se queste poi facevano abiura. Era raro che venissero condannate. Però ci sono stati casi, ora non ricordo dove, in quale città d'Italia, mi sfugge il nome in questo momento, l'avevo letto da qualche parte, che era stato ritrovato appunto. Tesoro, tanti baci, bacini, ciao! È sempre bello vederti e sentirti. Stiamo parlando un po' di Iule, ma anche di maternità stregonica, giusto per farci voler più male. E quindi vi dicevo, magari queste qua un po' più si salvavano, altre magari venivano condannate al carcere a vita. Ciao Dad! Se ho letto bene, no, ho letto bene? No, non leggo più, non vedo. Grazie! Non vedo più. Non vedo bene. Sono vecchia, ragazzi, sto diventando vecchia. Vecchia, cieca, sorda. Ciao, Luce. Per altre, soprattutto ad esempio, levatrici e vi dicevo anche
Le balie, scusate, ho avuto un attimo di down mentale. Rischiavano di più, ragazzi, e questo è tanto tanto brutto, perché difficilmente se la cavavano magari solo con il carcere a vita. Anche se facevano abiura, magari venivano condannate a morte. Ciao Luce, un bacio anche a te. Com'è bello vedervi tanti 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 live con me. È veramente sempre bello poter interagire con voi su tante cose, adesso a prescindere anche dagli argomenti di cui si parla. E, mi veniva da dire anche un'altra cosa, no? Oggi non si parla più di... sì, Lilith, fai una cosa, dopo mandami il messaggio privato, perché io qua dico le cose e qua purtroppo me le scordo. Sono da 104 purtroppo. Dopo mandami un messaggio. Io dove mi dice che te la devo mandare, io te la mando subito. Che altrimenti io ti dico sì, poi dopo spengo la live e ciaone, come se non mi avessero detto niente. Ma non lo faccio con cattiveria, ragazzi. Sono proprio io che ho la memoria del cavolo. Non so come fare. È un problema questo, è un problema. Oggi mi sono fatta anche una bella tisanina. Con tutti i eccipienti, no, per la memoria, ma ci vuole secondo me un miracolo da me. Quindi ragazzi, vi dicevo, no, riguardante questa cosa della maternità stregonica, poi viene anche associata, ragazzi, come maternità stregonica anche al rapporto tra la strega e il famiglio, che era appunto il demone che la affiancava, insomma, nel suo percorso e che lei nutriva, no? Tramite questi capezzoli aggiuntivi, comunque quelli che venivano chiamati famosi marchi della strega, no? I marchi di riconoscimento. E quindi vedete che ha una dualità a livello storico, e vedete come la donna, principalmente la donna, non perché gli uomini non venissero accusati di stregoneria, però era, la maggior parte erano le donne quelle che, mannaggia, ecco, quelle, cioè il capello liscio e scivola via, quelle che venivano considerate, no, più prede facili, diciamo così. Davvero hanno fatto Lily a Funko Pop? No ragazzi, io voglio Lily Funko Pop. Mi mandi le foto, voglio Lily Funko Pop. No, 40, no. Tutto bene, però no. Ah, mi devi far vedere, mi devi far assolutamente vedere. Io ragazzi, in quest'ultimo periodo devo fare un po' la formichina, che deve conservare un po'. Purtroppo sì. Voi come lo festeggiate a Yule, ragazzi? Adesso sono curiosa di sapere com'è che festeggiate Yule. Dai, stiamo ancora un pochino insieme. Fatemi sapere se questi argomenti vi sono piaciuti, Fatemi sapere. A proposito di... Avevo un libro che sulla stregoneria e sull'inquisizione che pure vi volevo consigliare, adesso non trovo più. Ah, uno perché è sotto l'albero che me l'hanno regalato, quindi non lo posso trovare, però... Questo ve lo consiglio, ragazzi. La caccia alle streghe in Europa, parlando appunto di inquisizioni, eccetera, di stregoneria, vi parla un po', ecco, dell'inquisizione, di come si è sviluppata un po' in tutta Europa e da come è cominciata, quindi Germania, Inghilterra e così via. Non so se riesco a farvelo, si vede? È bellissimo. Di Brian Pirley Evac, La caccia alle streghe in Europa, la terza edizione, e l'ho trovato molto molto interessante. Penso che lo trovi se fai una ricerca. Non posso, magari te lo dico dopo in privato, perché su TikTok non posso, però magari ti consiglio dove poter andare a vedere, se no su Amazon lo trovate. Non costano tantissimo, ragazzi, difficilmente io compro libri che costano un botto, ne avrò qualcuno tipo di 30 euro e basta. Sì, su Amazon sicuro.
Sì, ne parliamo in privato perché ho paura che qui su TikTok, cioè TikTok si può flashare facilmente e mi dispiace di questa cosa. Però li trovate e quelli che vi consiglio io, almeno a mio parere, sono molto buoni come libri a livello di contenuto e la maggior parte sono tutti comunque libri che non costano tantissimo. Sì, anche in inglese. È difficile che vi consiglio libri da 30 e passa euro, perché sono la prima che comunque, bene o male, cerca di regolarsi un po', anche perché io amo i libri, quindi là dove posso, cerco comunque di non esagerare, altrimenti veramente ci vuole un mutuo. Ciao Nicola, benvenuto in live. Io volevo sapere voi che cosa ne pensate, no? Un po' della figura della maternità associata alla stregoneria. Un mutuo, è vero. Ci vuole un mutuo, ragazzi. Non è fa. Perché poi trovi sempre dei titoli interessanti e poi dici, vabbè, che fai? Non te ne privi? Cioè, quindi te li metti là. E te li metti là e piano piano dice vabbè, ma dai, ma questa pazzia la faccio. E puntualmente ti trovi con mille mila libri uno dietro l'altro. Però state tranquilli perché ma quelli che vi consiglio io facilmente li reperite sia in vari modi, capite a me, che comunque se anche li dovessi acquistare non costano tantissimo. E vedo che qua c'è gente. Cioè, aumentano le 104, noto, vero ragazzi? Aumentano le 104 una dietro l'altra. Ragazzi, che ne pensate voi della figura della madre? Giulia Natale Streghe, grazie Madre Terra, grazie mille. Che mi aiutate tantissimo come moderatori a ricordare gli argomenti. Ma massimo verso le 7. Tu vuoi salire, tesoro? Puoi salire? Vuoi salire in live? In quattro chiacchiere? Magari ci racconti anche un po' del Yule festeggiato da un altro filone, appunto quello satanista. Se ti va, magari possiamo discutere insieme anche della figura femminile, della figura anche della madre, no? Come strega, perché vedete come ragazzi sono. Cioè, sono due nomi che entrano completamente in contrasto tra di loro, no? Una mamma che comunque tu la vedi come amorevole, no? Dolce, possa essere poi in poco tempo essere associata a qualcosa di per loro tanto macabro e tanto brutto come la figura della strega. Cosa che noi oggi sappiamo non avere niente di sbagliato, niente di negativo. Ragazzi, vi faccio rivedere di nuovo i libri, vi va così per chi vuole segnarseli. Ciao Matthew, scusate, ogni tanto ho paura di perdermi i vostri commenti, siccome mi dimentico che esiste un rullo. Allora, vi faccio vedere. Ciao Rosy! Allora, di nuovo, quello che vi ho fatto vedere prima, la vecchia religione. Ragazzi, straconsigliato, vi parla un po' di che cos'è l'altare, l'altare sacro, il cerchio sacro all'interno della ritualistica pagana, che cos'è la vecchia religione, ragazzi. Vai, Matthew, ti ascolto, intanto mostro i libri e poi rispondo anche alle vostre domande, se ne avete. La ruota dell'anno, eccola qui, ragazzi, magari fatemi anche degli screen, non vi preoccupate, non è un problema. Sabba ed Esba, ecco qua, riti sacri e celebrazioni, ok, è scivolato via, riti sacri e celebrazioni stagionali per tutto l'anno, mi è rimasto un solo cosino in testa, oggi va così, raga. E poi la caccia alle streghe in Europa. Lo nego, a parte perché dipende te che tipo di magia intendi, cioè se immagini la magia stile telefilm, stile film, no, assolutamente no, la magia è il manifestare degli intenti, ok? Quindi io manifesto tramite delle parole, dei canti, delle invocazioni e dei gesti.
quello che è il mio scopo, quello che io vorrei, ma è sempre l'universo, è sempre il karma, l'energia universale che decide se tu puoi avere e quando puoi avere quella determinata cosa, che sia a livello materiale o per esempio anche sentimentale. Ecco, non è un film, non è che io dall'oggi a domani faccio un rituale, come vedi, all'interno di un film e ti sposto le cose. Ciao Interculture, ciao tesoro! Della parte di mia mamma io faccio doccia e salgo, tranquilla, tanto se riesco fino alle 7 ci sono, poi vediamo, intanto vediamo se riesco a ripristinarmi. Bello che io faccio il live come, cioè le cose come se fosse tutto normale, no. Ci proviamo. Ciao Interculture. Oggi mi va così, non riesco a parlare, mi cadono le cose. Qualcuno mi sta nominando. Quindi ragazzi, mi raccomando, anche per chi arriva adesso in live, no? Vediamo se ci riesco stavolta, se no ci rinuncio. Anche per chi arriva adesso in live, non pensate alla magia come a... Ok, forse un pochino ci sono riuscita, non so in che modo, però ci sono un po', dai. Più o meno. Dopo Lilith, non immaginate la magia come qualcosa di cinematografico. La magia in generale, che sia magia sacra o magia pratica, è una manifestazione di qualcosa. Io manifesto per avere abbondanza in generale nella vita, oppure mi sta andando male al lavoro, allora io faccio un rituale che mi aiuta a manifestare affinché quelle cose possano migliorare, no? Possano andare meglio, possa avere delle entrate economiche. Non è che io faccio la magia per avere 10.000 euro e mi arrivano 10.000 euro, no, quello è il codice di The Sims che tu inserivi sul computer e ti arrivavano i simoleon. No, non funziona così, ragazzi. E inoltre la magia è tanto anche crescita personale. Praticamente 2 giorni da quanto il pensiero e la parola siano potenti nella pratica, esatto. Poi dipende sempre dall'universo, quella cosa ti può accadere subito come ci possono voler mesi, non c'è una regola. Magari fosse così, esatto ragazzi, magari fosse così, penso che nessuno di noi avrebbe problemi a livelli sentimentali, a livelli economici, cioè capite, è una manifestazione all'universo. Per questo io dico sempre, anche se alle volte è difficile perché sono la prima che a volte si butta giù di morale, no? Manifestate positivo nelle cose, mi raccomando, qualunque cosa sia, cercate sempre, perché attraete quello che... le energie che voi emanate. Quindi se pensate in negativo le cose vi andranno male, se pensate positivo sembra una sciocchezza, però è così, non è una legge fissa, non è una regola o una matematica che tu dici se faccio 2 più 2 so che è 4, e tutto dipende dall'universo, dalle divinità per chi crede nelle divinità, dall'universo e dall'energia universale per chi crede semplicemente nella sacralità dell'universo. Il pensiero e la volontà fanno tanto. Grazie Ingengel, se ho letto bene. Il pensiero e la volontà fanno tanto. Sì ragazzi, noi manifestiamo, quel manifestare significa dare delle energie, dei segnali all'universo e alle divinità affinché quella cosa possa accadere, possa migliorare. Le divinità danno una mano se ce lo meritiamo, esatto, se noi siamo propensi scusatemi, a migliorarci a livello spirituale, le divinità ci aiuteranno, ci accoglieranno e ci faranno capire per me le divinità, ma non solo l'universo, ok, per chi non crede proprio nelle divinità, ma ci aiuteranno a crescere. Ragazzi, perché io vi dico sempre meditate tanto, lavorate sui chakra, sulla kundalini, perché è questo che ci aiuta ad evolvere, ci aiuta ad entrare in contatto con quelle energie superiori che ci fanno evolvere.
ma solo se noi siamo aperti spiritualmente a quello, se noi siamo pronti spiritualmente a fare i conti anche con noi stessi, perché ragazzi, nella pratica dei culti pagani c'è tanto anche mettersi in confronto con noi stessi, e alle volte, ragazzi, è come mettersi davanti a uno specchio immaginario e fare i conti con noi, con quella che è la nostra essenza, la nostra anima, le nostre. Non è facile, eh? Ciao Nos! Non è facile, e per questo vi dico c'è tanto da lavorare. E la divinità o l'universo spesso, spessissimo vi metterà in fa vi butterà in faccia il vostro vero sì, perché è quello su cui voi dovete lavorare, la vostra anima. Ecco perché vi dico sempre, lavorate anche sui chakra, mi raccomando, non lasciate nulla indietro come se non avesse importanza, perché all'interno del paganesimo, quando si approcciano queste filosofie e queste religioni, c'è tanto lavoro da fare, ma proprio tanto, tanto. E non è facile, ragazzi, perché non è semplicemente ovviamente, capiamoci. Quello che sto per dire non è per denigrare il cristianesimo o altri culti monoteistici, però mentre il cristianesimo dice leggi la Bibbia, sì, la interpreti, però i precetti sono quelli e tu devi fare quello, ok? E quindi non, è un po' come se ti responsabilizzassi, ma allo stesso tempo ti deresponsabilizzassi, no, dalle cose. Con il paganesimo, quando tu scegli di svegliare la tua anima, ti metti davanti a delle prove psicologiche anche che ti portano al limite. Ma perché ti portano al limite? Perché ti devono far evolvere, appunto. Perché mi capitano sempre le stesse situazioni? È perché la vita, il karma, l'universo, le divinità ti stanno dicendo: devi lavorare su questa cosa di te per evolvere. Una volta evoluta, spiritualmente vedrai che quella cosa non ti accade. Un esempio sciocco. Perché incontro sempre la stessa tipologia di uomini? Perché mi capitano sempre uomini che in un modo o in un altro fanno iniziare e concludere le relazioni sempre nello stesso modo, per dire una cosa del genere, no? È perché evidentemente nel tuo karma devi sciogliere dei nodi inerenti a quella tipologia di comportamento, a quel modo di vedere te stessa a livello, o te stesso a livello inconscio. Non so se riesco a spiegarmi, no? Ma a volte si attua. Fino alle 7, almeno un'altra mezz'oretta, se riusciamo, ci siamo. Ciao Mario Link! Ciao Miki! Sono rimasta nel 500, ma magari, con la società schifosa che c'è oggi, magari. Ci fosse. Oddio, anche il 500 non è che scherzava, ma di sicuro. C'era l'ignoranza all'epoca era più giustificata rispetto ad oggi, oppure una chiusura mentale era più giustificata rispetto a oggi. No, ma tranquilla Sabrina, finché ormai. Però grazie, grazie mille che mi aiutate, ragazzi. Questo mi fa pentire di essere nata in questa epoca. Garfield! Adoro Garfield, le lasagne. Su questo mi sento Garfield, davanti alle lasagne mi sento un po' Garfield. Purtroppo, ragazzi, vedete, l'inquisizione, le persecuzioni non sono mai finite, hanno cambiato forma, si sono adattate all'epoca, ma non sono mai terminati. Ed è brutto, ragazzi, è brutto perché non è solo la religione in sé, cioè. Finché si fa del bene, si opera per evolvere se stessi e aiutare a far evolvere gli altri, ma qualunque religione bene accetta. Il problema è la chiusura mentale e spirituale che purtroppo ci affligge. E questa è la tragedia. Per questo mi invito sempre a approcciarvi anche a quelle che sono cose e persone diverse da voi, anche nei ragionamenti, perché vi aiutano a evolvere, a maturare, a capire, a formare il vostro pensiero.
Questo soprattutto se poi vi approcciate ai culti pagani, ragazzi. Per questo vi dico, per chi è neofita, soprattutto, imparate con calma, andate piano, non correte nell'impulso di voler sapere tutto subito, perché le cose le saprete nel momento in cui è giusto che voi le sappiate. Quindi assimilate i concetti pian piano e affiancate molto lo studio di voi stessi. In che senso lo studio di voi stessi? Fate molto lavoro introspettivo. Chi sono io? Perché sono qui? Che cosa devo capire in questa vita? Perché la mia anima ha deciso di reincarnarsi ancora? Su che cosa la mia anima ha deciso di lavorare in questa vita, no? E poi datevi tanto alla meditazione, perché la meditazione poi vi porterà pian piano anche alla trance e vi aiuterà a connettervi con gli spiriti superiori, le energie superiori dell'universo, no? Comunque voi le vogliate chiamare, ovviamente, che vi aiuteranno a capire, a crescere. La vostra anima smetterà di reincarnarsi nel momento che diventerà divina, cioè nel senso nel momento che raggiungerà l'apice, l'ascesa, ok? Per chi ovviamente crede, per chi si approccia al paganesimo come curiosità, potete prenderla come spunto di esercizio. È TikTok che mi avvisa. Potete prenderla come spunto per lavorare su di voi, sui vostri chakra, perché lavorare sui chakra, ragazzi, vi aiuta anche a livello fisico a migliorarvi su quelle, ovviamente, su quelle piccole cose, quei piccoli fastidi corporali che il corpo somatizza, per esempio con lo stress. Quindi magari questo vi può aiutare. Per questo anche lo yoga, per esempio, è comunque praticato da chi segue il culto pagano, non da tutti ovviamente, però aiuta tantissimo. Ciao Merlino, ce l'abbiamo fatta! Merlins! Ci sto Ciao provando. Merlin! Aspetta che non ti sento, forse ho abbassato io il volume, sono io scema, sì. Scusami, avevo esatto, abbassato il volume, ma... non ti sento. Esatto. Vediamo, colpa mia Ciao. Forse, Franco. Mi sentite no, bene? No, era colpa mia, ti avevo abbassato il volume del telefono. Ma mi sentite voi? Riuscite a sentirmi? No. Sì. Ah, ok. Scusa, ma sono ancora in divisa. Bello, visto, bellissimi. Stupendi, davvero, meravigliosi. Devo imparare a metterli meglio perché se ne scivolano. Sono ancora in divisa da lavoro, quindi non ho fatto doccia, niente. Sono entrato in live a salutarti perché so che ci tenevi. Oggi sì, è un giorno speciale. Sì, anche il telefono. Buon Iule! Dimmi. Buon Iule! Oh, grazie anche a te. Io non riesco a fare il palo. Io non riesco a fare il falò oggi. Non riesco a fare il falò. No. No, sono stanco. Vabbè, sono veramente stanco. Effettivamente hai ragione. È stata una settimana impegnativa, hai ragione, lavorativa, veramente difficile. E quindi... Immagino. Quindi niente, Franci. Non faccio nulla. Nulla, proprio nulla. No. Poi mi faccio una doccia e prendo un moment per il gran mal di testa che ho. E no, più che altro riposati perché si vede sei stanco. Ciao Sabrina, grazie delle donazioni al povero Merlino. Madre Terra fa biscotti, non vale. Benissimo. Non vale. Guarda con la testa. Scusami Sabrina, quindi se faccio la treccia e poi metto il cosino si mantiene di più? Io perché avendo sempre i capelli corti mi devo abituare a questa cosa. Com'è andata? È andata bene oggi, non ti sento più, Franci. Comunque, ciao a tutti i follower di Franci, se mi sentite.
Continuo, tengo io adesso un po' la sua live, aspettando che lei rientri, ecco. Russo. Tanto abbiamo Merlino, sei Eccola, è tornato? tornata. Potrei dire la stessa cosa di te, Fantastico, Franzia. volevo fare. Ma quindi sono io o sei tu? Io non Eri ho capito. scomparsa. Non lo so, per me tu eri scomparsa e sono andato avanti a parlare, però non so se io c'ero, ecco. E perché qua non mi dà c'è dal telefono. Che ridete? Non ridete, queste sono cose serie. Ma a me non mi Allora, dà nessun problema. Cioè. io quest'anno da pagano ho fatto il mio presepe come tutti gli anni, mettendo comunque le statuine, ma ce n'è una in particolare che adesso vi faccio vedere. È una chicca, ragazzi, è una chicca. Il presepe di Merlino è una chicca. Adesso lo dovete vedere. Io ho una passione, non so se tutti lo sanno, che è il metal detector. E quindi nel presepe ci sono anch'io. Con la mia pala e il mio metal detector, eccomi qua, vedete? L'ho fatto io questo. Questo sono io, l'ho fatto Ma sei io. bravi, io non me lo ricordavo, Quindi, ragazzi, è nel bravissimo, dite la presepe verità. c'è Merlino, e tutti guardano verso la presunta stalla. Merlino è girato di spalle che si fa i cazzi suoi nel presepe. Certo. Sei unico, anche io faccio il metal, vedi, anche Fantasia fa Davvero? metal. A Davvero, me Fantasia? devi Io da un po' insegnare tu, eh. di anni che lo faccio, lo adoro anch'io. Te lo insegnerò, Frank, te lo insegnerò. Sì, devo Non so imparare. dove abiti, non spoileriamo niente. Io sono lombardo, sono Milano comunque, e troviamo tante cose anche dalle nostre parti. Non possiamo Sì, dire mi hai fatto vedere troppo. parecchie. Fantasia Bravo. sa che non possiamo dire troppe cose pubblicamente, però è un bel passatempo, comunque, dai, la storia, la nostra storia. Ah, tra Lodi e Pavia. Conosco esattamente Tra Lodi Lodi e e Pavia. Pavia, conosco molto bene Lodi e molto bene Lodi Vecchio. Con questo non dico più niente per quanto riguarda il metal detector. Ma adesso mi voglio mettere anche io sul presepe, però. Con il presepina sul presepe, tutti sul presepe, io no. Vuoi che faccio un attimo una Ah, ma perché io statuina quest'anno non ho d'immagine e fatto il presepe? somiglianza? Franzi, Capito, una cosa. Dimmi. vuoi che faccio una statuina a tua immagine e somiglianza? Eh sì, che magari quando avrò il presepe, quando rifarò il Vediamo, eh. presepe, Vediamo chissà cosa fa uscire Merlino, se proviamo chissà subito cosa fa Franzi. uscire. Vediamo. Merlino, che cosa hai in mente? Che cosa hai in mente? Aspetta, eh. Mi fai preoccupare, eh? Ragazzi, scusate, intanto devo Trasformi andare fuori un trasformiamo la attimo. pescivendola in Franci. Gli stacco il pesce, gli stacco qua i pesci, li metto nelle manine una bacchetta. Ti metto nelle Ma manine, perché? stacchiamo il pesce, ti metto nelle manine una bacchetta e una scopa, va bene? No, mi piace Promesso. questa idea. Ti giuro che lo Vai, faccio. ci sto. Però dai, il cappello, posso dire che il cappello a punta ci starebbe tutto. Vabbè, lo facciamo. Merlino può fare tutto. Son mago. Ma io lo so. Lo so, già mi sopporti, quindi già da questo si dice Comunque tutto. stavate parlando di cose interessanti, ti stavo Ti è seguendo, quindi vai piaciuta pure la avanti a live? parlare. No, in Molto, realtà molto, per quanto sono riuscito ad ascoltare. in realtà Scusa. mi piaceva molto approfondire, no? La tematica sempre della femminilità, no? E della Sì, ti stregoneria, però ascolto. metterlo in relazione con quella che era appunto la figura della madre, no? La madre che noi consideriamo tutti, no? L'intoccabile, no? Passatemi il termine, con lei che si prende cura, no, dei pargoli. Merlino è caduto. Sì, Merlino è caduto. Ti ascolto, boom, è caduto. Merlino, sei unico. Io ti adoro. Aspettate che ci riprendiamo Merlino. Sì, Ci sei?
Sei stato Ci sto grandissimo. Io provando. ti ascolto e poi sei Eccomi. cascato. Non sono molto Meraviglioso. pratico Ma va su tranquillo, manco TikTok. io. La mia è tutta apparenza, ma in realtà non Beh, sono brava. ascolta, continuano a uscire cose che non capisco, continuano a uscire pagine su Da che sono? pagine, non lo so, è un problema. E quindi vado per cancellare, cancello tutto. Pagine su Ho comprato un pagine. anello nuovo. Sì, lo Che hai so, comprato? TikTok continua a mandarmi un anellino nuovo. Si può vedere o me lo devi far vedere in Sì. privato? No, vabbè, Ah, mica, ok. è niente di grave. Vabbè, chiedo sempre perché non so mai. Allora, ne avevo Dai, già ragazzi. comprato uno, ma non era molto bello, non mi piaceva, poi non era in acciaio. E adesso ho preso questo. Ah, bellissimo! Bello questo, Adoro! eh. È Questo si deve far piccolino, vedere a non mio è tanto nipote che li ruba grande. tutti. Non è tanto grande, molto molto bello. No, mi Molto. piace È in perché è uno stile che a acciaio. me piace tanto. È anche a me tantissimo. È in acciaio, carino, fatto bene, molto fine. Era da un po' di tempo che lo puntavo. Anche perché Sì, mi ricordo che mi questa avevi detto che avevi persona. puntato un anello. Sì, questa persona che le vende, che li vende questi anelli, li vende a un prezzo veramente esagerato, non voglio spoilerare niente, però insomma È un po' costicchiano, caro? quindi Ma cavoli, certo. scusate, mi devo togliere la coroncina, mi sta avvenendo un cerchio alla testa. Sì, Esagerato. anch'io. Però ho notato che da te sono più Ecco cari, con i prezzi. questo. È il nord, Franci, Milano è carissimo, non c'è niente da fare. Mi sciolgo anch'io i capelli, vi chiedo scusa, però è tutto il giorno che ce li ho legati, arriva sera, Povero devo Merlino, io ero sciogliere. tutta fiera, poi se ne iniziavano a scendere, però dovevo andare in live, ho detto no, dai, teniamoli, ci proviamo. Come, Franci, scivolano via? Ti scivolano via? Perché mi ha detto madre te, mi ha detto Sabrina, scema io giustamente che non ci ho Devi abituato a mettere un usarli, che elastichino. no, ho l'elastichino oppure devo farci le treccine, devo Ah, legarle giusto, appunto a giusto. treccine e poi le fermo. Ovviamente sono scema io che all'ultimo minuto non ho pensato perché ragazzi, io porto sempre i capelli corti e adesso ho pensato di farli crescere e quindi volevo dire: ah sì, dai, proviamo il brivido di avere un capello leggermente più lungo e da decorare, certo. Hai fatto benissimo, Illusa, Franco. illusa Sta. io. Sì, guarda, sono assomigliano a quelli celtici. Guarda, si Sono belli, vede. brava. Sì. Ah. Io assomiglio a Aquaman de noi altri, però. Acquamente poveri. Brava. Sono alto la metà di lui. E ho il Dai, che sei torace la metà bello. di lui. Ma va là, che non è niente da invidiare a coso. Certo. Come sei buona, guarda. Ti voglio Ben bene bene. solo per questa cosa che hai detto. Grazie, davvero. Ma è vero, ma perché dai? Allora, ok, c'hai i soldi, ma se c'hai i soldi è normale che ti puoi curare, devi fare percorsi di statuari, magari rifarti, perché che ne sai che anche lui magari non si è rifatto qualche cosa, qualche Vabbè, innesto. ok, però penso che quello è bello anche da povero, secondo me, però da uomo, secondo me, lui è bello anche da povero. Scusa. Non c'hai niente da invidiare, zitto, va, che è meglio. A me quelli così però non è che mi piacciono tanto. Parliamo di paganesimo. Chi è che ha fatto il Vedi, anche presepe Sabrina lo di dice, a me non piace. voi? Vabbè. Chi è che ha fatto il presepe di voi? Di voi pagani, chi è che ha fatto il presepe? Io avrei voluto farlo, però siccome c'ho mio nipote che distrugge tutto. Abbiamo evitato, abbiamo messo solo la natività per la mia famiglia che ci crede. Abbiamo messo solo la natività. Poi abbiamo fatto l'albero di Natale normale. E voi invece? Tra un Voi Yule e un ragazzi l'avete altro? fatto?
Avete fatto qualcosa di Sabrina l'ha speciale? Fatto, fatto, l'avete Sabrina l'ha fatto, sì. fatto, ma ti sei messa anche tu, Sabrina, quello che leggevo prima nel presepe? Io l'ho fatto per mio marito che ci crede, che pazienza, hai Giusto, ragione. giusto. Hai ragione, Madre Terra. No, ma anche io, per esempio, molte cose le faccio perché loro ci credono, quindi non me ne lavo le mani, diciamo così, ma le aiuto, questo sì. Le aiuto Certo. comunque volentieri. Ho Sabina, modificato, come ha Sabina detto se l'ha Merlino. modificato anche lei. Anch'io l'ho modificato. Ma in che senso? Con la statuetta, dici? Io quest'anno ho realizzato delle decorazioni per l'albero che rappresentano gli dei. Che Bello, bello! brava. Ciao Brava, Lorenzo! Io ho meraviglioso. fatto albero ma non presepe. E così ci sto pure io. È giusto, raga. L'anno prossimo ovunque sarò, in un mio ipotetico presepe me ci metto pure Sì, io. ma la mia sta sulla montagna. Lorenzo si sta dedicando ai dolci di Natale quest'anno. Francia è bloccata ancora. Voglio dire, Lorenzo ha fatto come mi anche il sono bloccata pandoro, il ancora? pasticcere, bravo. Io invece. Lo sai che lo volevo fare anch'io, però non. Ne ho già fatto tre, sono alle prese con un dolce tipico siciliano. Bravo, Mi no, vedete, io preferisco ragazzi? comprarlo. Sì, ti vediamo. Io preferisco comprarlo. Ok. Oggi al lavoro. Bravo, Lorenzo. Io ti dirò, non sono bravo coi dolci perché. Non seguo le ricette, quindi il dolce è matematica, devi fare quello che dice la ricetta, 30 grammi di, 50 grammi di, 40 grammi di, è importante, i dolci sono veramente importanti. E pensate che non mangio dolci? Beh, ma è la Devi passione, sedi Lorenzo. tranquilla, tranquillissima, assolutamente. Oh, è arrivata Anche io Valchiria. sono perennemente a dieta, però cucino di tutto. Ciao Anche a me Valchiria! piace cucinare Noi siamo un molto, altro sì. quarto d'ora, poi stacchiamo. No, io adesso devo fare i biscotti, come si chiama? Gli omini di pan di zenzero per mia nipote, perché è un Ma must nostro li fate di sempre? Natale. Li facciamo e lei, quindi ci tocca. Sì, le aspetta questo momento mio. Sì, da quando è piccolina. Vabbè, piccolina, c'ha 4 anni, quindi saranno un paio di anni che li facciamo e lei, quindi lei associa che un momento mio è suo e quindi vogliamo Ah, fare quello. E capito. volevo fare anche il panettone, scusami, il pandoro, però non, per tempistiche penso che mi sparo perché poi devo fare ancora le pizze, ancora tra cui la pizza di scarole. Quindi, raga, penso questi giorni mettermi anche a fare il pandoro era impossibile. Io faccio la crema di salmone con formaggio fresco e salmone e le baguette fatte in casa per. Buono. Oh, che bello, per fare i crostini. Io Quella con il farò. polipo. Ecco, ragazzi, una cosa che a me interesserebbe sapere. Dici, dici, Merlino. Allora, noi da buoni milanesi, È un cucino, è un poi. casino in cucina. Allora, quest'anno ci limitiamo poco per il fatto che da quando non c'è più mio padre, per noi il Natale non è più il Natale di una volta, di conseguenza cuciniamo pochissimo, mentre prima si faceva tanto. Quest'anno sarà soltanto un po' di antipasto, vabbè, con diverse cose, ma non lo so perché lo farà mia mamma. Però presumo i soliti sottaccetti, salumi, cotechino, formaggio di antipasto. Molto probabilmente ci sarà anche del pesce di antipasto, così mi ha detto la mamma. E poi salteremo il primo, che non ce la facciamo mangiare tutto. E mia madre adora fare il cappone ripieno, quindi da buoni milanesi ci mangeremo questo ripieno. E col resto, e con alcune parti del cappone, si usa a Santo Stefano fare i tortellini in brodo. È una nostra tradizione. Io non l'ho mai mangiato, prima o Capito? poi lo Così è. proverò. E
il cappone, però anche noi abbiamo la È tradizione del buono, brodo. cioè deve piacere. 400 biscotti, Madre Deve Terra. piacere, certo. E per... Wow, meravigliosa. Povera Valchiria, mi dispiace tanto che Valchiria lo l'avessi. passa con l'influenza, mi dispiace Valchiria, mi dispiace tantissimo, veramente. E per la vigilia invece preparerò del pesce. Polpo con le patate, Io mi gamberoni, ricordo. gamberoni al forno e non mi ricordo Anche più tu? un antipasto. Sì, ci siamo divisi un po' i compiti. Io quindi faccio il polpo con le patate. Tu l'hai assaggiato il mio polpo, Franci, ti era Sì, piaciuto? è buonissimo, buonissimo. Polpo con le patate, quindi gamberoni al forno e capesante gratinate come antipasto. Questo facciamo. Anche Le Sabrina famose gamberoni al capesante, forno. le famose Le famose, io capesante. tutti gli anni faccio le capesante e mi Spaghetti, sì, tengo. ma quelle sono il master, la tradizione. Noi invece, io mi ricordo. No, dici, Merlino, scusami, è che mi arrivi dopo. No, stavo Quindi leggendo. ogni volta Lorenzo ti penso chiede di che. dove sei, Franci. Lorenzo ti chiede di dove sei. Buona la frittura di calamari. Io sono di Napoli, sono campana. Sono campana. Quindi ovviamente tutte le tradizioni, no? Infatti mi ricordo che fino a qualche anno fa, 3-4 anni fa almeno, forse qualcosa in più anche, Sono qui, eh? Torno noi cucinavamo subito. tantissimo perché eravamo tanti di noi, poi c'era viva mia zia, mia nonna, quindi guai se non si cucinava un quintale di roba. Invece quest'anno che siamo, qualche anno a questa parte ormai siamo diminuito. Non hai l'accento, dici la verità, non si sente proprio, dici Lorenzo, non diresti mai che sono campana. E invece da qualche anno a questa parte diciamo il numero si è un po' ridotto, no, di parenti, quindi siamo di meno, tendiamo a fare un po' meno cose, però almeno due o tre tipi di antipasto ci devono stare, due primi ci devono stare, due secondi ci devono stare. Infatti quest'anno per esempio noi faremo l'orata al forno e faremo i gamberoni pure. Poi facciamo le cozze, poi facciamo gli spaghetti con le vongole. Ah, Ce però, n'è da scusami, quanti fare. siete? In 20? In quanti siete, Franci? Anche Le capesante anche noi, eh. voi? Poi abbiamo parecchie cose. Insalata di rinforzo, Sì. Sabrina chiede un'insalata di rinforzo. Quella non manca mai, Sabrina. Ah, sì, è vero, mi hai ricordato l'insalata di rinforzo, devo andare a piare il cavolo. Che poi a me non piace, però a casa Pensate. mia ci deve stare, non lo so perché questa cosa. Quindi la vado a prendere e la faccio. Quella che non faccio è la minestra maritata, quella non la farò mai. È una bomba. Io la La prima minestra volta che ho maritata. mangiato, la prima volta che ho mangiato a casa di una famiglia napoletana, dei miei amici mi hanno invitato per la vigilia, si è mangiato tanto, si stava mangiando tanto e poi mi dicono adesso c'è l'insalata di rinforzo. Qualche anno fa io non conoscevo l'insalata di rinforzo. È arrivato sto pentolone pieno di broccoli e patate e ho detto dobbiamo Ciao mangiarci questa Paolo! cosa qua. Sì, è l'insalata di rinforzo, ma rinforzo che? Che sono pieno come un porco e mancano ancora tutti i secondi. Comunque, cioè, non capivo che cos'è il rinforzo. Non si è mai pieni giù da me, da noi al sud non si è mai pieni. E rinforza perché ti dovrebbe rinforzare, non lo so in che Sì, modo, a lo mangiare. stomaco. Non ho idea. Mitica, mitica. Ma poi noi per esempio mettiamo anche i Mitica. broccoli. Non so se qualcuno di voi, che tipo Sabrina, che è delle mie zone, mettiamo anche i broccoli di Natale. Non possono mancare. Certo. No, infatti ce non Quindi mancava facciamo quello, niente. quindi vedete due tipi di contorni, ragazzi. È un'esplosione. Le ciociole, ragazzi, le ciociole. Sarebbe la frutta secca, le noci, le noccioline, le Ah, castagne. ecco, sì, è vero, non mi dimentico sempre, le ciociole. Lo dissi l'altro giorno, ma io mi guardavo il tipo di what the fuck, che mi stai dicendo? Io convintissimo. Sì, perché poi dopo metto anche le ciociole in testa a me, come se lui poveretto mi potesse interpretare.
come le famose acquaquette che ti dicevo di Ischitane. Ciao Fantasia, grazie per la compagnia, ragazzi. Poi ci vediamo il Ciao, ciao. 27, anzi, ne Grazie. approfitto per iniziare a salutare perché qua vedo che internet fa un po' schifo. Quindi ne approfitto per iniziare a salutarvi, per ricordarvi che la prossima live, se tutto va bene, tutto fila liscio come Sì, spero. però non sembra che tu abbia in mano una bacchetta. Sembra Dai! qualcos'altro. Devo cambiargli il colore. Beh, già non è più una Sembra proprio pezzentola. desimile. Però, porca No, dai, miseria, non sembra sembra per un veramente. cazzo la Dai, bacchetta. sembra un caso. Sì, guarda, ta-da! Tiriamolo via, va. Ma Ragazzi, dai, metto questo si questa chiama statuina nel bullismo. presepe. Dai, Ma che denti, ma tu lo fai meraviglia. apposta. Vabbè, adesso la tiro via. Bellissima. Questa qua si chiama la statuina dildo. La statuina del dildo. Si può dire, Non no? dire certe cose in live che TikTok banna. Fu Detto bravo. dildo. Naccia. Va bene, va bene. Sì, è diventato più sensibile ultimamente. Ragazzi, Dio Mi hanno avvisato che è partecipa. Madre diventato un po' più sensibile, quindi sensibilizziamo su di Terra, c'è noi. Dio. E ho letto C'è Dio? Dio. Dov'è Dio? Dove l'avete visto? Ho letto Dio partecipa. Ma Dio nel Dio senso di partecipa. nome? Scusa, ma... Ah, Dio, ok, c'è scritto pensavo tipo Dio. invocazione. Ok, pensavo che No, qualcuno l'avesse evocato. Dio partecipa. Quindi ho detto Madre Vabbè, Terra, occhio che c'è diverso. Dio che Già stavo partecipa. partendo. Io sono in live, Già stavo Madre Terra, partendo. quindi non mi fa far niente. Ciao, perdonami, sono una peccatrice. No, lui adesso non può. Però ne approfitto, ragazzi. Se tutto va bene, rimaniamo per il 27. Vi dico solo se alle 5, alle 6, non lo so, penso più alle 5, come live. E poi riprendiamo dal 4 gennaio. Sì, dal 4 gennaio riprendiamo poi le live, quindi riprendiamo anche gli argomenti degli abbonati. C'è un pelo, scusatemi. Riprendiamo anche gli argomenti degli abbonati, perché poi dal 28 al 2, 3 non ci sarò. E quindi riprendiamo poi il 4. L'orario sempre massimo le 6, cominciamo con le live, ok? Ragazzi, io ne approfitto, vi do un bacio, vi saluto. Vi ringrazio per essere stati con me, grazie anche a Merlino che poveretto se deve andare pure a riposare ha pensato a venire qui da me. Io ti voglio tanto 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 bene, lo sai. Fatto Grazie a volentieri, tutti dai. per essere stati con me. Un buon Iule a tutti Ciao a e noi tutti, ci buon vediamo Iule a mercoledì tutti. A 27. Ciao ragazzi. mercoledì 27, ciao a tutti e Ciao. tutte.